C'è la cireale fanalino di coda e senza punti sulla strada della vice capolista. Team Sport con passo da zona primato del girone sin qui. Due vittorie e un pari in uno scontro diretto con la Catane alla prima. Biancazzurri in versione diesel impiegano mezz'ora per carburare. Granata che giocano a viso aperto non dimostrando l'attuale classifica. Cicala impegna Rotella in una parata non facile in avvio di gara. Poi proteste tiepide per un giallo in area accese. Alessandro Spinale e Parisi a contrasto. No estremi penalty da parte del direttore di gara Garufi. Tentativi di scardinamento da calcio franco, scorciapino dal corner di perna, senza molta convinzione. Attenzione al minuto 34, Caudullo è in vena di giocoleria. Di mestiere, si direbbe, cerca un contatto con Vinci Guerra. Stavolta il penalty c'è tutto per la Team Sport. Applausi per Caudullo che si procura questo rigore preziosissimo. Scorciapino ha una grande responsabilità a sbloccare una partita complicata e non tradisce le attese. 1-0 Team Sport al minuto 35 di sinistro a spiazzare l'estremo avversario. La dedica del capitano è per il pubblico che ormai è una certezza della stagione che abbiamo appena iniziato. Geometrie sullo spazio da parte di Alessandro Spinale, tutto bene tranne il tiro. Cannavò ringrazia. Carmelo Lanza, anteprima delucidazione da spogliatoio all'intervallo, la team potrebbe fare di più rispetto a un primo tempo dai ritmi non eccelsi. E così fa la squadra di casa, con decisione di perna. Vola e si invola, scorciapino per fermarlo, serve solo il portiere ospite che evita il 2-0. Lo ferma invece l'omologo 3 Parisi sul proseguo dell'azione. Per mezzo metro non ci scappa il rigore, niente male però la punizione del limite. Siamo al terzo minuto. Di perna, soluzione rasoterra, liscia a non finire in area. Carol Spinale dritto all'incrocio, legno in due tempi. Alessandro Spinale fa 2-0. Stava per mettersi di traverso anche la dea bendata. Alla fine l'insistenza pagò. Per spiccare il volo, raddoppio Team Sport a bruciapelo dal rientro in campo e ora la gara è tutta nelle mani dei biancazzurri di casa. Poi scorciapino, incontenibile, a Cirale che sparisce dalla scena, ancora Alessandro Spinale a caccia di doppietta, Finocchiaro alza la barricata. Intanto Rotella in uscita evita pericoli, pericoli che aleggiano sul buon aiuto somma. Parisi al cross, Sotera in acrobazia, traversa e Castorina ringrazia l'unica sbavatura difensiva avversaria. A Cirale che rientra clamorosamente in partita 2-1 al quarto d'ora. Guai ai cali di concentrazione che costano cari, ma la risposta Team Sport è repentina. Amato dall'out, Penna se ne va fino a trovare l'opportunità di questo assist per Scorciapino. 3-1 e i gol sono due, parola di capitano e conti rimessi in ordine con tanto di sospiro di sollievo. Sponda Team Sport. A infiocchettare vittoria, 3 punti e tripudio, e Alessio Penna lo fa con un gol da cineteca del calcio, un gol che infiamma la torcida del buon aiuto somma al minuto 20. La partita si chiude qui, una perla di rara bellezza, quella di Alessio Penna, da fuori area, col destro, 4-1 Team Sport su una Cirale, duro a morire. Il resto è solo roba da pallottoliere, ci provano in rapida sequenza Rosano, poi di perna su assist di Alessandro Spinale prima e di Salvago dopo. È una serie di occasioni a ripetizione, si impegna per una possibile manita anche Armenia, ma soprattutto Marino che chiama il portiere avversario a un intervento con tanto di palo colpito nel finale di match. 4-1 al fischio conclusivo di questa gara per un sabato esplosivo in casa Team Sport, secondo posto confermato e adesso obiettivo seminare di Catania domenica mattina in casa del Real Trinacria. Intanto dagli altri campi, lontane trasferte e ottimi bilanci, Under 15 fa 2-2 con Coco e Scardaci a San Cataldo, con la Master Pro e prosegue la scia positiva, Under 14 guidata da Nino Longo all'esordio stagionale nella competizione regionale. Brinda a Messina con l'Aga vincendo 4-3 nel suggestivo Despar Stadium.